In nome della legge, il Tribunale Speciale Straordinario, letti gli atti a carico degli imputati, visti gli articoli 1, lettera A, 4 e 7 del decreto 11 novembre 1943, dichiara gli imputati tutti colpevoli dei reati loro ascritti e in conseguenza condanna De Bono Emilio, Ciano Galeazzo, Pareschi Carlo, Marinelli Giovanni, Cortardi Luciano, Bottai Giuseppe, Bastianini Giuseppe, Albini Giuseppe, Rozzoni Edemondo, De Stefani Alberto, Bignardi Ennio, Balella Giovanni, Federzoni Luigi, Acerbo Giacomo, Grandi Dino, Alfieri Dino, De Vecchi Cesare Maria e De Marsico Alfredo alla pena di morte. Condanna inoltre Cianetti Tullio alla pena di reclusione per la durata di anni 30.